Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Bomber. Ricordiamo come ogni mattina, come sempre, di non perdervi anche le trasmissioni di Stap Radio, RDA Radio 1, Stefano Tini e Roberto De Angelis, che anche loro hanno una radio piena di rubriche, notizie, musica, ballo, di tutto di più, cucina, quindi non mancate ad andare anche su Stap Radio e RDA Radio 1. Adesso partiamo con le notizie del TG nazionale di Radio Bomber. Benvenuti su Radio Bomber. Ben ritrovati su Radio Bomber. È malato. Il Vaticano ci dice notizie infondate e irresponsabili. Piccola scura macchia al cervello, un tumore curabile, è stato diagnosticato da uno specialista giapponese in una clinica toscana. Non servirebbe alcuna iscrizione nazionale. Secca però che hanno dovuto smentire la Santa Sede. Anche perché non so perché bisogna, cioè, deve seccare la cosa, cioè, nel senso, magari le notizie sono venute fuori così e quindi io. Legge stabilità in Parlamento. Renzi, basta critiche, Castelli pagheranno la TASI. Su Facebook. Il Premier annuncia lo sbarco in aula della legge finanziaria e lancia stilettate. Io come Berlusconi sulle tasse per la casa? È vero, ma a differenza sua non cambierò idea. La misura sul contante anticostituzionale? Dai un po' di serietà, non guasta. E speriamo che sia così. Imprenditore sparito ancora, il forno riattivato dopo una fiammata anomala. Un particolare potrebbe far luce sulla sorte di Mario Bozzoli, sparito dalla sua impresa l'8 ottobre. L'impianto della fonderia fu riattivato da una fiammata anomala. Il corpo che bruciava? Punto di domanda? Ah, e quindi qua non sa ancora niente. Eccoci qua, Ferrari a Wall Street, ora c'è anche il prezzo, 52 dollari per azione. Nella fascia alta della forchetta da 48-52 dollari identifica dalla casa del cavallino. Aia, aiuto, notizia friulana, Udine, traffico di armi dai Balcani, arrestate 27 persone. 27 gli indagati nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Udine che ha interessato oltre al Friuli Venezia Giulia anche il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna e le Marche. Cioè, allora fai prima a dire tutta l'Italia e via. Cioè, addirittura 5, 6, scusate, regioni in questo meandro delle armi, che io odio le armi, però. Han beccato 27 persone, va bene. Ai 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 ai. Notizia bomba dal mondo. Era arrestato a maggio a Recife, nel nord-est del paese sudamericano. Il Brasile ha dato ok all'estradizione dell'ex camorrista Pasquale Scotti. Eccoci qua, uccide ladro, omicidio volontario, la Lega, lo aiutiamo noi. Un 28enne è stato ucciso in casa in cui si era introdotto a Vaprio Dadda, a sparargli il padrone di casa, che adesso risulta indagato per omicidio volontario. La Lega dice, pagheremo noi le spese legali. Finalmente aiutano una persona che per autodifesa, una persona di 68 anni, ricordiamo, ha ucciso in casa. Cioè, io penso che chiunque non uccida volentieri, ma quando ti trovi un ladro che non sai chi è, non sai cosa faccia, non sai se ha armi, la prima cosa, se tu hai un'arma in casa, è usarla. Cioè, se sei sposato e c'hai una moglie, cioè, devi difendere la tua famiglia, ma anche io stesso, quante furti sentiamo di persone che li trovano massacrati di botte e uccise perché non avevano soldi, questi ladri che non hanno coscienza, non hanno cuore,
vanno lì, massacrano gli anziani, li legano, li massacrano di botte. È normale che uno usi, anche se non è, anche se usiamo il normale, tra virgolette, è normale che uno usi una pistola se ce l'ha a casa. Perché io, se avessi una pistola a casa, farei lo stesso per difendere mia moglie e mio figlio. Perché è giusto così. Vediamo se ci sono notizie dal mondo. Vediamo. L'Unione Europea, ricollocamenti a rischio e pochi controlli. Fonti europee rivelano che i posti messi a disposizione dagli stati membri si esauriranno con il centinaio di profughi in partenza dall'Italia. Bene, quindi gli altri ci ribuchiamo tutti noi. Leucemia a Fukushima, Tokyo, colpa delle radiazioni. Per la prima volta il governo nipponico riconosce un legame tra la malattia e l'incidente nucleare dell'11 marzo del 2011. E lascia in carcere dopo un anno il caro amico Pistorius. Cisgiordania, un altro alle 8:17, aggiornamento. Sventato accoltellamento, l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito e ferito una sospetta terrorista per quello che ha definito un tentato accoltellamento. Stanno continuando i palestinesi che abitano in Israele, stanno continuando a fare queste cose veramente senza una cognizione di causa. Li hanno caricati come delle merde e questi qua carichi come delle bombe. Yeah! Fanno accoltellamenti, si lanciano sui fermate dei bus, ma che siamo fora? Filippine, tifone Koppu, 39 morti purtroppo, è salito a 39 il bilancio delle vittime causate dal passaggio sulle Filippine, lo rendono noto le autorità locali. Koppu, scusate, ha causato l'evacuazione di tutta, diciamo, quella zona. Arrestato per orologio, via dagli USA. Andrà a scuola di Qatar, Ahmed Mohamed, il ragazzino musulmano del Texas, arrestato e poi rilasciato per aver portato a scuola un orologio fai da te alla professoressa che comunque sembrava una bomba. Lo ha riferito la famiglia del 14enne comunicando che si trasferiranno tutti a Doha. Bene. Stop ai raid canadesi in Siria e Iraq. Come promesso in campagna elettorale, il premier canadese designato Justin Trudeau ha confermato in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama che fermerà i raid in Siria e Iraq. Un attivista saudita per i diritti umani è stato condannato a 10 anni di carcere e a non poter viaggiare all'estero per gli altri 10 anni. Abdel Karim Al-Kadar. Arcipelago Vanuatu, scossa di 6,8 di magnitudo di terremoto registrata al largo dell'arcipelago, quindi nell'Oceano Pacifico meridionale. Il sisma ha avuto ipocentro a 135 km di profondità ed epicentro davanti alle coste nord-orientali. È stata una campagna di meteo su tutta la campagna. Dobbiamo quantificare, dobbiamo vedere. Ammazza Bergamo, maxi tamponamento tra pullman sulla 4 feriti e code nello scontro tra 4 bus nel tratto Rovato e Grumello. Sono rimaste coinvolte 120 persone, quasi tutti studenti, nessuno in gravi condizioni. Solo l'autista di uno dei mezzi è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Processo mafia capitale. No a rito abbreviato per l'ex DG dell'AMA. Il GIP ha respinto la richiesta di Giovanni Fiscon, accusato di corruzione nella maxi inchiesta che ha scosso il Campidoglio. Il 5 novembre inizierà il procedimento contro Buzzi e Carminati. Quindi ne vedremo delle belle. Vediamo altre notizie, se ci sono notizie, altri. Le bagliamo tutte.
Medio Oriente, nuovi attacchi in America, comunque dicono siamo al fianco di Israele per la pace. Quindi un'altra volta l'America si mette a fianco di Israele, quindi dà ragione ad Israele e quindi diciamo che speriamo che si smolli un po' la situazione. ISIS, UNESCO dice sì ai caschi blu della cultura. L'Agenzia delle Nazioni Unite dà il proprio via alla proposta italiana per includere nelle missioni di pace anche i beni culturali e paesaggistici. Ora definire subito gli aspetti operativi. Finalmente proteggeranno anche la cultura, perché l'ISIS, ricordiamo, stanno distruggendo monumenti, musei, reperti archeologici per uccidere la storia dello Stato. Loro, diciamo che distruggono tutto. Quello che si trovano davanti distruggono, perché solo il loro stato e la loro, diciamo, nazione, tra virgolette, dei quattro pazzi che vanno a uccidere, sono i top di gamma, e allora devono distruggere tutto il resto. Vi ringrazio intanto dell'ascolto su Radio Bomber FVG, intanto una buona mattinata, Stap Radio, RDA Radio 1, sempre con Stefano Tini, Roberto De Angelis con la doppia S. Vi auguro una buona giornata, grazie a tutti.